Holden il giovane, figlio di Hans il vecchio, è il membro più importante della famiglia Holbein, che gran ruolo ebbe nella storia dell'arte. L'artista nacque tra il 1497 e il 1498 ad Augusta, città della Germania e importantissimo centro economico e commerciale. La prima formazione del pittore gli fu data dal padre e forse da Hans Burgmeier. Nel 1516 illustrò un esemplare dell'Elogio della Pazzia di Erasmo da Rotterdam, di cui diverrà intimo amico. Nei disegni realizzati da Hans vi si trova già l'espressione di uno spirito libero, distaccato e ironico. In quel periodo entrò in rapporto con l'alta borghesia mercantile di Basilea, di cui eseguì molti ritratti. Membro nel 1519 della Gilda Zum Himmel di Basilea, continuò la bottega del fratello, morto nello stesso anno, e sposò Elsbeth Schmidt. Cominciò allora un periodo di intensa produzione, fino alla sua partenza per l'Inghilterra nel 1526. Durante questi anni incise la sua celebre Danza Macabra, la cui prima edizione venne stampata poi a Lione nel 1538. Nel 1526, probabilmente su consiglio di Erasmo, che lo raccomandò a Tommaso Moro, umanista, scrittore e politico inglese, Hans fuggì la riforma luterana e la sua iconoclastia, esiliandosi per 2 anni a Londra, dove la sua fama di ritrattista crebbe rapidamente. Qui il pittore raggiunse anche un certo benessere economico. Tornato a Basilea, probabilmente per evitare di perdere i diritti di cittadinanza, Hans si limitò al ritratto e alla decorazione di facciate. Questo perché un decreto del Consiglio della città aveva vietato nel 1529 ogni pittura religiosa. L'artista dovette quindi tornare in Inghilterra nel 1532. Quando tornò a Londra, Tommaso Moro aveva ormai perduto il favore del re. Così Hans trovò nuovi protettori presso i rappresentanti londinesi della Lega Anseatica, per i quali realizzò un considerevole numero di ritratti. Per questi uomini le opere religiose non avevano molto interesse. Loro preferivano farsi rappresentare con i simboli del proprio potere economico, commerciale e culturale. Sin dal 1533, però, una parte importante dell'attività dell'artista venne riservata agli incarichi di Enrico VIII, al servizio del quale entrò nel 1536 per intervento di Thomas Cromwell, politico, primo ministro del sovrano, dal 1532 al 1540, di cui eseguì anche un ritratto. Il pittore entrò nelle grazie del re Enrico VIII, diventandone il ritrattista ufficiale. Di lui il sovrano si servì anche per avere le immagini dipinte delle sue numerose mogli, prima di sposarle. Hans fu mandato diverse volte in missione per ritrarre le future spose. Ma Holbein fu anche l'artefice dell'immagine, dell'archetipo di potere di Enrico VIII, creando un'icona che in seguito influenzò molto i ritratti di sovrani. Uno dei dipinti più celebri dell'artista è l'opera Gli Ambasciatori del 1533, conservata alla National Gallery di Londra. Protagonisti sono due ricchi, istruiti e potenti giovani. Sulla sinistra vediamo Jean de Dinteville, ambasciatore francese in Inghilterra, a destra il suo amico Georges de Selve, vescovo di Lavour. Ma la vera curiosità sta in quella strana striscia obliqua collocata sul pavimento. In realtà è l'immagine distorta di un teschio, simbolo di mortalità. Con l'altezza della sua personalità, Hans dominò la prima metà del XVI secolo in Germania, in Svizzera e in Inghilterra. Nonostante ciò, l'arrivo alla corte di Enrico VIII nel 1540 di numerosi artisti fiamminghi offuscherà il suo influsso sulle generazioni successive. Nel 1543 la grande peste che devastò Londra non risparmiò nemmeno il grande maestro. Hans morì così nel pieno della sua maturità e della sua fama. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!